le apparenze sono tutto e lo sanno bene gli scrittori. Una storia, a seconda dei dettagli di cui è fatta, del modo in cui viene presentata e soprattutto del modo in cui viene raccontata, può essere una condanna a morte o la prova schiacciante dell'innocenza di qualcuno. Dipende tutto da quello, dalle apparenze, da cosa la gente crede che sia vero e non da quello che effettivamente è. La verità sul caso di Quebert, diretto da Jean-Jacques Annaud, parla proprio di questo, di apparenze. Il protagonista, l'Henri Quebert del titolo, è interpretato da Patrick Dempsey ed è uno scrittore di successo. Marcus, interpretato da Bechnetzer, è un amico di Henry e quando va a trovarlo per chiedergli aiuto e in difficoltà con il suo secondo libro, Al blocco dello scrittore, scopre che è stato accusato di omicidio. Da quel momento inizia le indagini per scoprire se è vero, per capire se sia stato effettivamente lui a uccidere la ragazza che è stata ritrovata nel suo giardino oppure no, oppure di nuovo se si tratta solo di apparenze e in questo caso di apparenze sbagliate. Per tutto il tempo ci chiediamo quale sia la verità e per tutto il tempo, contemporaneamente, la ignoriamo, non ci interessa, non vogliamo conoscerla. Sapere tutto e subito non è così appassionante. La verità sul caso Henri Quebert ha la stessa capacità del romanzo di Joël Dicker di costruire una buona storia, una storia vincente in cui, cosa più importante, è appassionarsi, non risolvere il caso o arrivare alla sua conclusione. È il modo, sono le indagini, il viaggio che ci prepariamo ad affrontare e che poi affrontiamo. Conosciamo il punto di partenza, ma non la meta. Sappiamo cosa cercare, ma non dove cercarlo. Ma ovviamente dipende, e dipende dalle apparenze. Buongiorno a tutti, Sky Atlantic Confidential, Vanity Fair Stories, un altro appuntamento legato alle serie molto belle che Sky sta mandando in onda in questo periodo, per parlarne con attori, registi, protagonisti del nostro mondo dello spettacolo. Io sono Malcolm Pagani, vice direttore di Vanity Fair, e con me c'è un grande regista italiano, un amico, un uomo di grande arguzia e simpatia, Paolo Genovese. Ciao Paolo. Ciao, ciao a tutti, ciao Malcolm. Benvenuto. E oggi parliamo di una serie che, come tante altre serie di successo, deriva da un libro, scritto da uno scrittore franco-svizzero, Joël Dicker, nel 2012, che è stato un successo planetario. Ne volevo parlare con te, Paolo. Volevo che mi raccontassi del perché ti è piaciuto La verità sul caso di Quebert. Devo dire, a me era piaciuto molto il romanzo, ero curioso di vedere la trasposizione e devo dire che, ricordiamo il regista, Jean-Jacques Annaud, ha fatto un lavoro meraviglioso. D'altronde, insomma, è uno dei grandi, solo per ricordare Il nome della rosa, Sette anni in Tibet, L'amante, ed è riuscito a trasporre questo romanzo in chiave cinematografica in maniera vincente, sai, insomma, meglio di me, che spesso quando vedi un film da un romanzo rimani deluso. In questo caso no. Il romanzo e la serie rispetta assolutamente le aspettative. Mi è piaciuto molto perché in questa serie e anche appunto nel romanzo si fondono perfettamente due generi, il thrilling e il sentimentale. Da un lato c'è questo intreccio veramente ben congegnato, è raro vedere un intreccio fatto così bene, senza buchi, senza contraddizioni, tutti gli snodi sono assolutamente credibili e ti portano veramente col fiato sospeso fino alla fine, ma soprattutto ogni volta cambi il tuo punto di vista, ogni volta il possibile colpevole può essere uno, può essere un altro, ogni tanto ritornano i dubbi sul protagonista, ogni tanto i dubbi vanno su altri personaggi, ma sempre con un intreccio ben fatto. Ma il motivo per cui io do veramente un 8, se vogliamo dare un voto, è perché anche la parte sentimentale ha un livello assolutamente alto. Generalmente la storia sentimentale in molti thrilling fa semplicemente da sfondo, invece qui si segue con interesse, è una classica storia Lolita style, un cinquantenne che perde completamente la testa per un adolescente veramente piccolo, circa 15 anni, però la storia è fatta molto bene perché ha una grande tensione sessuale, erotica, pur non essendoci nessuna scena di sesso tra i due, addirittura non c'è neanche un bacio, è un amore puro, assoluto, un amore proibito, vietato, però lo spettatore non riesce mai a giudicarlo, questo secondo me è anche la bravura della narrazione, non c'è giudizio, lascia al pubblico il giudizio e nonostante questo è difficile dire fa male, fa bene, certo 50 anni e 15 è una follia, però è raccontato in maniera così delicata che quello che salta agli occhi è questo amore
puro, seppur sensuale e folle fra questi due personaggi. Quindi c'è una dinamica fortemente maschile, hai detto tu giustamente, le ragazze sono sullo sfondo, e poi c'è la provincia, no? la grazia e il piede a morte, come diceva quel grande cantautore italiano del vivere in provincia, che guarda dallo spioncino, che osserva, che giudica, che valuta, che soppesa, che forse anche il sotteso godimento nello scoprire che l'uomo di grande successo è precipitato nella polvere, no? Questi elementi quanto sono importanti nel tenere l'attenzione dello spettatore del film di Anno? Guarda, sono fondamentali perché sono riusciti gli sceneggiatori a ricreare un microcosmo, quindi una piccola provincia, una piccola comunità, neanche provincia, nel Maine, dove i personaggi secondari sono veramente ben delineati, sono raccontati in maniera tridimensionale, questo è un grande pregio, a 360 gradi, hanno le loro backstory, ti affezioni nel senso che li conosci bene, entri nella loro vita, e quindi il contenitore all'interno del quale questa storia si svolge ti diventa familiare, quindi entri anche tu, ti sembra di entrare con gli occhi dell'investigatore, quindi di questo giovane scrittore che vuole trovare la verità, in questa comunità, e con lui cominci a conoscere le persone, a conoscere le loro dinamiche e a conoscere quel tipo di provincia, no? La provincia che si esalta assolutamente nell'ospitare il grande scrittore, no? Si sente in qualche modo onorata della sua presenza, addirittura all'inizio del film viene messa una targa con il nome dello scrittore, dove lui generalmente fa colazione all'interno di un diner, per poi, come dicevi giustamente tu, goderne della caduta, ripudiarlo, distanziarlo, e visivamente questo avviene verso la fine, quando questa targa commemorativa della presenza dello scrittore in quel tavolo nel diner viene smontata come se fosse un segno di vergogna. Cosa cerchi in una serie, Paolo? Cosa cerchi quando la scrivi, quando ne godi, diciamo, i frutti dello spettatore? Come pubblico la serie è diventata un nuovo modo di vedere la televisione, no? Rispetto al film che inizia e finisce, gli dedichi due ore. Visto proprio che parliamo di romanzo, non è un caso che molti romanzi vengono trasposti in serialità, perché secondo me il godimento, la serie diventa come un libro, ha lo stesso tipo di fruizione, è una storia lunga a cui devi dedicare tempo, che ti porti appresso e nella quale ti immergi nei tuoi momenti liberi. Quindi cosa chiedo? Questo, riuscire a entrare completamente dentro una storia con i ritmi lenti della serialità, diversi dal cinema, quindi con la conoscenza, l'approfondimento dei personaggi, e portarmi appresso per un periodo di tempo. Insomma, devo dire, in questo periodo ci sono delle belle cose. Io attualmente sto vedendo Diavoli, che mi piace molto, con insomma, mio amico Alessandro Borghi, e trovo abbia fatto un lavoro straordinario, sembra... neanche voglio dire sembra una serie americana, perché quando uno dice così pare che noi italiani non siamo in grado di fare le serie belle. Sembra una bella serie italiana fatta bene, in lingua, quindi con un respiro internazionale. Devo dire Homeland, una serie capolavoro, diciamo. Una serie capolavoro, Homeland. Beh, capolavoro, sì. Assoluto di scrittura, insomma. Non è un caso, insomma, che stanno all'ottava stagione, stanno adesso facendo, penso, su Sky proprio l'ottava stagione. Senti, ti volevo ringraziare moltissimo, volevo ringraziare Paolo Genovese, che è un grande regista, è un grande autore, di essere stato con noi in questo appuntamento di Sky con Vanity Fair. Ci vediamo presto, Paolo. Grazie. A presto, un saluto a tutti quanti. Grazie. Grazie a te, Paolo. Ciao.